trilogia dei Signori degli Anelli ha fatto la storia della letteratura prima e della cinematografia poi, riuscendo a creare un mondo incantato in cui elfi, nani, uomini e hobbit si trovano protagonisti di lotte sanguinarie contro usurpatori che vogliono conquistare il dominio della Terra di Mezzo. Ecco a voi 5 fatti su uno dei miei film e libri preferiti, Il Signore degli Anelli. Non importa come la pensiate dei suoi adattamenti cinematografici, la passione e la dedicazione di Peter Jackson per l'abbondanza di materiale tratto dalle fonti è evidente, specialmente se si considera che Stanley Kubrick definì Il Signore degli Anelli immenso e infilmabile. Kubrick fece questa dichiarazione per colpa dei Beatles che, all'epoca, lo consultarono per adattare Il Signore degli Anelli in cui avrebbero voluto recitare. Apparentemente John Lennon era quello che spingeva il progetto negli anni 60 e stranamente voleva recitare il ruolo di Gollum. Il resto del cast sarebbe consistito in Paul McCartney come Frodo, Ringo Starr come Sam e George Harrison come Gandalf. Tolkien era interessato ad un adattamento cinematografico almeno quanto era interessato ai diritti d'autore, ma fu lui a uccidere il progetto poiché non gli andava che lo facessero i Beatles. Oggi un Gollum recitato da John Lennon ci pare completamente assurdo, ma non dobbiamo essere troppo lesti né ringraziare il professore per il suo buon giudizio. Stanley Kubrick, i Beatles e Tolkien sarebbe stato uno schianto di film, nel bene o nel male. Per i fan del film sembra che passino solo poche settimane fra il momento in cui l'anello finisce nelle mani di Frodo e l'inizio del suo epico viaggio verso il Monte Fato all'inizio della Compagnia dell'Anello. Nel libro invece le cose non si muovono così velocemente e quando Frodo parte con l'anello sono passati 17 anni dal 111° compleanno di Bilbo. Cosa succede in questi due decenni? Non molto. Gandalf ha visitato periodicamente casa Baggins fino alla fatidica notte di primavera in cui è arrivato con l'informazione sull'anello. Anche così, Frodo ha aspettato fino a settembre per partire. Evidentemente, la conquista della Terra di Mezzo da parte dell'Oscuro Signore non è così pesante come lo fanno sembrare nei film. Il libro, proprio come gli Hobbit, che ne sono protagonisti, preferisce prendere le cose con calma. La più dolce storia d'amore della Terra di Mezzo assume un risvolto sfortunatamente incestuoso se si prende in considerazione la genealogia di Aragorn e Arwen. Per fortuna, a causa della diversa lunghezza della vita nella linea di Aragorn e in quella di Arwen, essi sono imparentati molto 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 alla lontana. Sono cugini di 63° grado, quindi va tutto bene. Come tutti sanno, Aragorn è il legittimo erede al trono di Gondor, ma ciò che è meno noto è che Erros, il primo alto re di Numenor e bis nonno con 61 bis di Aragorn, era fratello gemello di Elrond. Poiché Arwen è figlia di Elrond, non deve meravigliarci che Elrond fosse così contrario alla sua unione con il suo lontano nipote, anche se è un nipote che deve recuperare 6500 anni di storia familiare. L'adattamento cinematografico del Ritorno del Re ha superato molti record. Per nominarne solo due, rimane fino ad oggi uno dei tre film che ha vinto il maggior numero di premi Oscar, 11 insieme a Ben-Hur e Titanic, ed è il primo ed unico film fantasy ad aver mai vinto miglior film e miglior regista. Ciò che molti non sanno però è che il Ritorno del Re può anche vantarsi del maggior numero di morti mai rappresentati sullo schermo di un film. Con tutte le battaglie epiche che amiamo, con orchi e uomini uccisi di qua e di là, il conteggio dei morti arriva a esattamente 836. In realtà dipende se il Mumakil ucciso da Legolas conta come uno. Non c'è nessun dubbio che Sir Ian McKellen sia nato per fare il ruolo del geniale e potente stregone Gandalf nei film del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Tuttavia, per quanto possa sembrare bizzarro, egli non fu la prima scelta. Il ruolo di Gandalf fu prima offerto all'ex James Bond, Sean Connery, che dopo un'offerta iniziale di 30 milioni di dollari lo rifiutò. Gli fu allora offerto il 15% dei profitti totale del film.
ma rifiutò ancora, anche se non c'era alcuna certezza che quei film avrebbero avuto il successo che poi hanno avuto nel 2001, la sua si rivelò una scelta monumentalmente sbagliata, poiché significa che la trilogia gli avrebbe fatto guadagnare 450 milioni di euro. Sarebbe stato l'attore più pagato per un singolo ruolo della storia. Ci si potrebbe chiedere perché mai Connery abbia rifiutato il brillante ruolo dell'eccentrico stregone. Messa semplicemente, egli ha dichiarato di non aver capito la parte o la trama del copione, anche dopo aver letto il libro, il copione e dopo aver visto i film.